Leila, buongiorno, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e continuiamo a parlare delle differenze di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Siamo alla terza parte e l'ultima volta ci eravamo lasciati al capitolo 9, con Mr. Poore attaccata alla parete come uno stoccafisso e Harry, Ron e Hermione che decidono di immischiarsi negli affari della scuola ancora una volta, nonostante abbiano notato che sia estremamente pericoloso e che rischino la vita. Hanno deciso di creare la pozione polisucco, ma per poter creare la pozione polisucco devono prendere un libro alla sezione proibita della scuola e per arrivare in quella sezione serve il permesso scritto di un professore. Il permesso per la sezione proibita lo ottengono soltanto degli studenti all'ultimo anno che vogliono perfezionare o studiare qualche magia complessa e tendenzialmente pericolosa e oscura, solo per conoscenza accademica, ovviamente. E tra tutti i professori di Hogwarts, chi potrebbe dare a tre studenti del secondo anno un permesso per accedere a questa tipologia di libri? E ce lo stiamo anche a chiedere, ovviamente, a Locke, che dimostra tutta la sua stupidità firmando il foglio pensando che quella fosse una scusa per ottenere semplicemente il suo autografo. E nonostante tutte queste prove di stupidità, Hermione continua ancora a dargli fiducia e a essere follemente innamorata di lui, come tutte le altre studentesse. Nel film viene detto che la creazione di questa pozione è estremamente complicata e che alcuni ingredienti sono molto difficili da trovare, ma alla fine vediamo Hermione che si mette lì e l'unica variante più dura alla fine è la quantità di tempo che ci vuole per crearla, quindi 2 mesi. In realtà gli ingredienti difficili da trovare nel libro hanno dovuto rubarli dalle scorte di Piton. E rubare dalle scorte di Piton non è semplice, come chiedere la firma ad Allock. E Hermione sembra stranamente eccitata dall'idea di attuare il piano per andare a rubare nelle scorte di Piton. Prima di arrivare ai furti, però, c'è la partita di Quidditch in cui Dobby cerca di salvare Harry Potter. Quando capiscono che il bolide è impazzito, Fred e George fanno di tutto per salvare Harry. Il problema è che così lasciano scoperto l'altro bolide, che quindi viene costantemente indirizzato verso gli altri giocatori, e impediscono a Harry di vedere il boccino. Oliver Baston chiede un time out e i gemelli vogliono che lui faccia sospendere la partita per quel motivo, ma lui non vorrebbe farlo perché in quel momento i Sapeverde sono in vantaggio e quindi vincerebbero la partita. Neanche Harry vuole che la partita venga conclusa e insiste per occuparsi lui stesso del bolide e di essere sostanzialmente lasciato in pace. Nel film ovviamente vediamo Hermione andare a occuparsi di Piton, che secondo lei sta lanciando una maledizione. Nel romanzo noi vediamo tutto dal punto di vista di Harry, quindi semplicemente lo vediamo che cerca di schivare il bolide e andare a prendere il boccino. Quindi alla fine della partita vediamo Fred e George che rinchiudono il bolide impazzito nella scatola e poi vediamo arrivare gli altri, Hermione che non distrugge il bolide ovviamente, e il professor Allock che toglie tutte le ossa a Harry e così via. Harry si sveglia durante la notte e si ritrova con Dobby che gli tampona la fronte con una spugnetta e dopo sente arrivare, c'è tutto il dialogo con Dobby che è praticamente uguale e dopo sente arrivare qualcuno nell'infermeria e vede portare Colin Cannon. Colin era stato trovato con un grappolo d'uva insieme a lui e i professori pensano che fosse in giro a quell'ora perché si stava dirigendo verso l'infermeria per portare un regalo a Harry Potter. Quindi il nostro povero Harry non solo si deve sentire accusato costantemente di essere l'erede, ma deve anche sentirsi in colpa per essere perseguitato da un ragazzino. Sente i professori parlare della Camera dei Segreti e sente la McGranny chiedere a Silente chi possa essere stato. Silente le risponde che non è tanto il chi la domanda, ma il come. Segno che Silente ha già capito chi sta tirando i fili dietro tutta quella storia
e aveva capito anche la prima volta chi aveva aperto la Camera dei Segreti, tuttavia non sa ancora come e ovviamente non fa niente fino a che non lo capisce, anche se così evidentemente mette a rischio chiunque, ma va bene. E Harry prende le parole di Silente come la prova che dietro l'apertura della Camera ci sia Draco e prima di lui suo padre. Man mano che la storia va avanti, Ginny ha l'aria sempre più distrutta, dispiaciuta, preoccupata e non dà questa. Lo stato emotivo di Ginny non dà così tanto nell'occhio perché moltissimi studenti sono preoccupati. E infatti, tra gli studenti stanno iniziando a girare amuleti, talismani e altri oggetti magici quanto la pietra trovata nel giardino dietro casa. E per proteggere i nati babbani dall'erede di Serpeverde. Neville stesso ha comprato un sacco di roba, tra cui una cipolla enorme maleodorante, un cristallo appuntito e una coda di tritone putrefatta, quando i suoi amici di Grifondoro gli dicono: "Ma guarda che Neville, tu sei un puro sangue, non sei l'ultimo che ha di questi problemi." E lui gli fa notare che il primo a essere stato attaccato era proprio Gazza, che è un mago no, e che la sua famiglia per anni ha creduto che lui fosse un mago no. Poco importa che ormai sia arrivato a Hogwarts e che sappia fare magie, evidentemente le sa fare così male che per lui potrebbe ancora essere un mago no. I gemelli invece si divertono ad andare in giro ad alimentare le voci secondo cui Harry è l'erede di Serpeverde. Torniamo alla pozione polisucco e al tentativo di rubare gli ingredienti mancanti da Piton. Decidono di farlo durante una lezione. Harry ha il compito di distrarre il professore, mentre Hermione sarebbe scattaiolata nel suo armadio delle scorte, nella sua cantina privata, per prendere quello di cui aveva bisogno. Praticamente Harry prende dei fuochi d'artificio e li fa attivare nella pozione di Goyle, mi pare, che ovviamente esplode colpendo vari studenti. La pozione era un decotto dilatante e quindi tutte le persone colpite hanno parti del corpo che si sono gonfiate a dismisura, tipo Draco che si trova il naso talmente grosso che la testa gli cade in avanti e Piton li fa andare tutti da lui per sgonfiarli. E ovviamente, su tutte le furie, trova i fuochi d'artificio nel calderone di Goyle e secondo Harry pensa che sappia che è stato lui. Comunque Hermione riesce a prendere gli ingredienti e tornare in aula prima che Piton finisca e che si renda conto che lei era uscita e quindi vanno a mettere gli ingredienti nel calderone della pozione. La pozione polisucco viene effettivamente preparata nel bagno. La pozione polisucco viene effettivamente preparata nel bagno di Mirtilla Malcontenta, ma non lì davanti ai lavandini dove tutti possono vederlo. Ho capito che non ci viene mai nessuno, ma metti che una studentessa del primo anno stia vagando per i corridoi e non sappia che quello è il bagno di Mirtilla Malcontenta e ci finisca dentro. Magari lo beccia, ti becca, è ovvio. E in più considerate che il calderone deve rimanere lì 2 mesi, il tempo che la pozione si prepari, non è che lo puoi togliere, svuotare e spostare tutto il tempo. Infatti nel libro l'hanno nascosto dentro un gabinetto che immagino abbiano sigillato in qualche modo e quindi vediamo tutti e tre i nostri protagonisti rinchiusi in un cubicolo del bagno di Mirtilla Malcontenta. E veniamo a ciò che dà il titolo a questo capitolo, quindi il Club dei Duellanti. Inizialmente non c'è il palco con Allock e Piton che si sfidano, ma gli studenti vengono divisi a coppie e gli viene detto di provare l'incantesimo di disarmo. Harry e Ron si erano ovviamente messi insieme, ma Piton li vede e li divide, mette Harry in coppia con Draco e Hermione invece viene mandata con Millicent Bulstrode, quella di cui prenderà i capelli. Hermione si ritrova addosso i capelli che poi si scoprono essere peli di gatto perché evidentemente Millicent Bulstrode è una gattara peggio che me, visto che dopo mesi in cui è Hogwarts e i suoi vestiti sono ancora pieni di peli. Ah no, aspetta, ma forse il gatto ce l'aveva con sé. Effettivamente a Hogwarts si possono portare i gatti.
Niente, fate finta che io non abbia detto niente. Comunque, Hermione si ritrova i suoi peli e capelli addosso perché il loro duello magico finisce con una rissa in cui si prendono per capelli. Una coppia è un po' disastrosa, visto che nessuno degli studenti che hanno raccattato sa fare niente, e quindi decidono di prendere una coppia e usarli come esempio. Alok non chiede a Ron, ma indica Neville. E Piton gli dice che Neville è un imbranato che non sa fare neanche l'incantesimo più semplice e quindi di lasciarlo perdere prende Malfoy. Come ho detto, non si mettono neanche a duellare lui e Piton. Locke non è scemo e sa che è incapace, quindi non avrebbe mai fatto volontariamente una figuraccia tale. Però cerca di far vedere come si fa come si blocca un incantesimo e muovendo la bacchetta, evidentemente è incredibile questa cosa, gli cade per terra. Quindi devono lanciare l'Expelliarmus, Malfoy riesce a far cadere a terra Harry solo perché parte prima del via. Poi si susseguono vari incantesimi tipo Rictum Sempra, che è praticamente un incantesimo che ti fa il solletico, non ti manda a casa di Dio. E Malfoy invece risponde con una Taranta Allegra che che ti fa muovere le gambe a caso e tu non riesci più a controllare niente. Alok tenta di fermare questi due incantesimi, non ci riesce ovviamente, e arriva Piton con finte teme incantate. Viene fatto apparire il serpente che se la prende con Justin e Harry parla al serpente facendolo mettere buono. Nel film noi sentiamo direttamente Harry parlare un'altra lingua. Nel libro l'unica cosa che ci dà un indizio sul fatto che non stia parlando inglese è che i dialoghi sono scritti in corsivo, ma noi li leggiamo nella nostra lingua. Quindi noi non sappiamo che Harry ha parlato in serpentese finché Ron e Hermione non gli dicono guarda che ha parlato un'altra lingua. Quindi è praticamente un colpo di scena che nel film purtroppo è stato tolto per ovvie ragioni. Dopo questo episodio ovviamente si sparge la voce che Harry è l'erede, si sparge la voce, si confermano le voci che Harry è l'erede di Serpeverde e Harry voleva andare da Justin a spiegargli che cosa era successo. Vi ricordo che Justin è il ragazzino con cui hanno avuto la prima lezione di erboristeria e non riesce a trovarlo in giro, chiede ai suoi amici di Tasso Rosso e gli dicono che non c'è. E però li sente parlottare alle sue spalle e dicendo che Justin ha paura che si sta nascondendo da Harry e che si pente di avergli rivelato le sue origini babbane. Fatalità, tornando alla Torre di Grifondoro, Harry incontra Justin. Peccato che è stato paralizzato insieme a Nick quasi senza testa. Harry non fa in tempo a levare le tende che arriva Pix, che vi ricordo il poltergeister che infesta Hogwarts e che fa dispetti a chiunque, che è molto amico dei gemelli, che inizia a cantare una canzoncina sul fatto che Harry sia l'erede e che sta stendendo tutti i suoi compagni e a urlare così attira l'attenzione. Arriva la Megrante, arrivano altri professori e Nick quasi senza testa non è trasparente con la testa piegata come lo vediamo nel film, ma è tipo orizzontale e nero e fumoso. E viene portato in infermeria dalla professoressa Kuman, che vediamo per la prima volta, spinto da un ventaglio. La Megranita accompagna Harry da Silente e il capitolo si conclude con lei che dice la parola d'ordine, il grifone che è a bada della porta di Silente si sposta per far passare Harry. Nel film vediamo che è una scala che gira col grifone sopra che va sempre più su. Nel romanzo è proprio una statua che prende vita e salta di lato per far passare chi deve entrare. Dettagli che so che non sono utili per la trama, ma sono belli da sapere. E la parola d'ordine dell'ufficio di Silente non è sorbetto al limone, ma è Fritz Lemon, che sono delle caramelle babbane che Silente adora e che erano state citate, mi pare, nel primo capitolo di Harry Potter e la pietra filosofale.
Quindi Harry si ritrova nell'ufficio di Silente, lo vediamo incontrare per la seconda volta il cappello parlante. Nel romanzo, per parlare con lui, devi mettertelo per forza in testa, altrimenti la sua voce non la senti. Ma questi sono dettagli. Dopo aver parlato con Silente, Hagrid, vediamo Hagrid correre nell'ufficio. Nel film a me è sempre sembrato che lo faccia perché voleva difendere Harry, punto. Nel libro invece Harry ha incontrato Hagrid poco prima di trovare Justin nel corridoio, quindi Hagrid sa che in quel momento Harry era occupato e quindi non è potuto, non è stato lui ad attaccarli. Silente non voleva incolparlo come nel film, quindi ciao ciao Harry, sei sempre bravissimo, 10 punti a Grifondoro perché mi va. Arriva Natale e anche la pozione di polisucco è pronta. Quest'anno i fratelli Weasley sono rimasti tutti a Hogwarts perché i genitori sono andati a trovare Bill in Egitto. Coincidenza delle coincidenze, anche Hermione ha potuto rimanere a Hogwarts. La mattina di Natale scartano tutti i regali e Fred e George obbligano tutti i loro fratelli a indossare il maglione della mamma e durante il pranzo costringono Percy a sedersi con loro per fare un pranzo di famiglia natalizio invece che sedersi al tavolo dei prefetti dove si sedeva di solito. Il regalo dei zii di Harry quell'anno è uno stuzzicadenti, grazie, almeno forse non è usato. E un biglietto in cui chiedevano se non potesse rimanere a scuola anche per le vacanze natalizie, che dire amore familiare a livelli astronomici. Ma arriviamo alla tanto attesa pozione polisucco. Ora, io capisco che Tiger e Goyle sono descritti come due zucconi, però se sei in una scuola di magia e vedi due pasticcini volare, forse capisci che non è il caso di mangiarli. Nel romanzo glieli lasciano sulla balaustra delle scale, come se qualcuno se li fosse dimenticati. Anche lì tu vedi due pasticcini sulla balaustra delle scale e li mangi. Va bene. Comunque, dopo che sono caduti come delle pere, Harry e Ron li nascondono nel ripostiglio e gli rubano le scarpe. Infatti, le loro divise non gli servivano perché... Le scarpe e i capelli, ovviamente. Le loro divise non gli servivano perché Hermione era andata nella lavanderia di Hogwarts, perché esatto, Hogwarts ha una lavanderia e aveva preso tre divise di Serpeverde. La pozione polisucco cambia a seconda dell'ultimo ingrediente che viene aggiunto, quindi a seconda dei capelli della persona. Quindi Millicent Bulstrode, o meglio il gatto di Millicent Bulstrode, fa diventare la pozione di un colore giallo vomito. Che bello. Solo cose belle. La Goyle invece ha il color khaki barra caccole, che immagino siano i due gusti delle caramelle, tutti i gusti più uno, o ti becchi quella khaki o quella caccole. E Tiger invece diventa marrone scuro, che è tra tutti quello più invitante, tra le altre cose. Vi ricordo che appunto il calderone era in un cubicolo e quindi prima di bere vanno ognuno nel proprio gabinetto perché visto che Harry, Ron e Hermione sono piccolini, Tiger e Goyle neanche per idea. Hermione non vuole uscire perché si è trasformata praticamente in un gatto e nonostante la scena in cui Malfoy chiede a Tiger di spiegazioni sul perché abbia gli occhiali e gli chiede se sappia leggere, nonostante sia molto divertente questa scena, teoricamente non ha senso perché la pozione polisucco ti fa diventare esattamente l'altra persona. Tiger non ha problemi di occhiali, quindi Harry lo vede che vede male con i suoi occhiali e li toglie. La pozione polisucco cambia anche la voce, anche se nel film hanno fatto un mischione perché ogni tanto sentiamo la voce del protagonista, ogni tanto sentiamo la voce di colui in cui si è trasformato. Immagino che fosse per non creare confusione a noi, però voglio dire, non l'avrebbero creata. E quindi Harry e Ron vanno alla ricerca della casa, della sala comune dei Serpeverde, che ovviamente non sanno dove si trovi. Prima di capire dove possa trovarsi, incontrano una Corvo Nero, sono due cerebrolesi che non guardano i colori della divisa, e quindi le chiedono dove si trovi la loro sala comune, e lei li guarda male dicendo, ma io sono una Corvo Nero, testei. Poi incontrano Percy e infine Malfoy, che se li porta dietro come cagnolini. Scopriamo quindi che la sala comune di Serpeverde si trova nei sotterranei da qualche parte che deve essere sotto il lago Nero. E scopriamo anche che sono dei maestri di originalità perché la loro parola d'ordine è puro sangue.
Malfoy mostrerà un trafiletto che parla di suo padre e dell'inchiesta e del fatto che Lucius Malfoy avesse chiesto le sue dimissioni. Poi passano a parlare della Camera dei Segreti e no, si sente nominare per la prima volta Azkaban quando hanno parlato di colui che l'aveva aperta la prima volta. Si scopre che suo padre gli aveva detto di non immischiarsi in questa storia. Draco racconta ai suoi amici anche che il ministero aveva perquisito la loro residenza, Villa Malfoy, e si vanta del fatto che comunque non avevano trovato niente perché era tutto nascosto sotto una camera segreta, in una camera segreta sotto il salotto. Ron prende appunti e poi chiama il paparino e glielo dice. E in più molte cose erano state vendute da Magia Sinister all'inizio dell'anno, se vi ricordate il capitolo, tipo quello anno attorno a lei. Mentre tornano nella loro sala comune, sentono Tiger e Goyle che dal ripostiglio in cui li hanno rinchiusi fanno un sacco di casino perché vogliono uscire e gli lasciano lì davanti le scarpe. Entrano nel bagno Mirtilla malcontenta, tutto allagato, e trovano il diario perché girando per quel corridoio avevano sentito Gazza che stava arrivando e si stava lamentando di trovarlo sempre pieno d'acqua. Chiama l'idraulico! Trovano il diario e sulla prima pagina c'è scritto il nome T.M. Riddle. Ora, io lo so che questa cosa era fondamentale per far andare avanti la trama, altrimenti non c'era verso che potesse funzionare così. Però, porca di quella vacca. Il mago oscuro più potente del mondo. Ho capito che non nomini più il suo nome perché ti fa paura e lo chiami tu sai chi. Però tutti sanno che tu sai chi corrisponde a Voldemort. Sarebbe utile insegnare all'intera popolazione anche che Voldemort si chiamava Riddle e che adesso lo chiami tu sai chi. Però il nome di Riddle dovresti farlo entrare in testa alla gente. Così, se qualcuno incappa negli suoi getti scolastici, ah, dice, oh, questo qui è di Voldemort, magari lo brucio. Quindi, praticamente, fino al sesto film, nessuno nel mondo magico, o comunque poche persone nel mondo magico, sanno che Tom Marvolo Riddle è Voldemort. Lo so che non poteva funzionare la trama se tutti avessero saputo chi era Riddle, però porca troia è assurdo. Comunque, Ron mette in guardia Harry usando le parole di suo padre, che parafrasando sono: non fidarti di oggetti intelligenti che non sai dove abbiano la bocca. E poi gli racconta delle varie cose successe con dei libri, tipo uno che bruciava degli occhi, un altro in cui se leggevi i sonetti riportati dopo parlavi in versi per tutta la vita, e un altro che iniziavi a leggere e non potevi più staccarti. Peccato che Ginny non sia stata così attenta agli insegnamenti del padre come Ron. Comunque, Harry lo ignora perché praticamente è curioso di questo diario ed è come se ci sentisse un legame e se lo porta in giro costantemente. Ron, a sentire il nome di Riddle, ha un'illuminazione, infatti lo aveva già letto da qualche parte e scopre che era uno. Scopre di averlo letto durante la sua punizione all'inizio dell'anno, quando ha strofinato tutti i trofei della scuola, e Riddle era caposcuola e aveva vinto un premio per i servigi resi alla scuola. Capiscono che deve trattarsi di un nato babbano di un mezzo sangue perché il quadernino proviene da un giornalaio di Londra. Hermione cerca di scoprire quale magia impregni quel diario, ma non ne viene a capo e Harry continua a portarselo in giro. Da quando Harry ha trovato il diario, le aggressioni sono terminate. E Allock si è preso assolutamente il merito di questo fatto. Harry capisce come funziona il diario per sbaglio. Praticamente vi ho detto che se lo portava in giro ovunque e un giorno la tracolla della sua borsa, perché sì, gli studenti di Hogwarts girano con i libri dentro una borsa, e la tracolla si rompe, la boccetta d'inchiostro anche, e impregna tutti i libri, ma quando va a vedere il diario è intonso esattamente come all'inizio, quindi prova a scriverci sopra e vede che l'inchiostro viene risucchiato e il diario gli risponde. Ma come si è rotta la borsa di Harry?
Il giorno di San Valentino, Locke aveva organizzato una festa e aveva chiamato dei nani che giravano con un'arpa per la scuola a portare bigliettini musicali in giro agli studenti, mettendo in imbarazzo praticamente chiunque. Harry si è beccato un po' di nani che gli suonavano le cose. All'ennesimo nano voleva scappare e il nano lo ha afferrato per la borsa, costringendolo ad ascoltare il bigliettino. E la borsa si è rotta e si è rovesciato tutto. Per questa parte delle differenze abbiamo finito. Ditemi se le trovate interessanti, se vi è piaciuto questo video. Nel caso commentate, condividete, andate a vedere tutti i miei social. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!